Sindaco metropolitano Luigi De Magistris, sono stati consegnati i lavori per l'istituto ex Capalc, finalmente una vicenda che dopo 40 anni si avvia a conclusione, si trascina dal 1976. C'è stata una mia e una nostra volontà amministrativa e politica fortissima, oltre 10 milioni di euro della città metropolitana per consentire la ripartenza dei lavori a Via Terracina, quello che è noto come ex Capalc. Questo è importantissimo perché mette in sicurezza l'intero polo scolastico dell'area occidentale, gli istituti alberghieri, il liceo scientifico, il tema dell'Augusto Console, del Boccioni, la Briola, l'alberghiero, insomma tutti insieme si deciderà nelle prossime settimane come organizzare l'offerta scolastica in quel territorio. Ma è un risultato straordinario, i lavori sono cominciati con una tempistica certa e quindi segno che nel momento difficile in cui scarseggiavano le risorse noi abbiamo investito non solo come Comune di Napoli ma anche come città metropolitana nella scuola pubblica della nostra città e della nostra città metropolitana. 70 aule, laboratori didattici, cucine, strutture importanti per un istituto alberghiero e anche un liceo scientifico. Eh sì, perciò ho detto, non è una sola scuola, è un intero distretto scolastico che troverà luogo e allocazione in un'area strategica della nostra città, che è proprio di tipo metropolitano, perché poi là non ci stanno solo studenti di Napoli, ma sono studenti che vengono anche dall'area flegrea, quindi è una risposta forte a un'esigenza di locali da parte dei nostri ragazzi.